Le melodie di Puccini incontrano il fraseggio moderno del sax, un'amalgama di musica classica e jazz che prende vita sul palco del Mugellini Festival di Potenza Picena. Merito del sassofonista di fama mondiale Francesco Cafiso, che insieme al quintetto Gigli e all'arpa di Lucia Galli ha fatto dialogare epoche e generi diversi. Ho già fatto delle esperienze con degli organici di estrazione classica, ma è la prima volta che mi capita di fare un tributo a Giacomo Puccini. È un esperimento che insomma mi entusiasma molto, perché si incontrano due linguaggi, quello della musica classica e quello del jazz, che invece contraddistingue il mio modo di suonare. Sotto la volta settecentesca della Cappella dei Contadini va in scena uno spettacolo fatto non solo di note. Ad accompagnare il concerto anche una mostra del fotografo Carlo Pieroni, che da oltre 50 anni cattura immagini iconiche del mondo del jazz. Far dialogare musica, parole e arti visive è infatti la cifra del Mugellini Festival. In ogni evento abbiamo sia l'aspetto musicale che l'aspetto figurativo, con una installazione di un artista, ogni volta un artista diverso, per un concerto diverso, e la mostra dura il tempo del concerto. Dedicato al pianista Bruno Mugellini, il festival conta quest'anno 5 eventi e si chiuderà il 3 novembre con il concerto della Macina Quartet e l'esposizione di un disegno inedito di Pablo Picasso.